Buonasera, grazie, un cordiale saluto a tutti, alle autorità presenti e agli ospiti, e già agli ospiti dico grazie per quanto ci diranno. Io mi ritrovo al posto sbagliato in questi ultimi tempi, perché il mio posto è di là, perché la mia curiosità è grande, anche perché in questi tempi stiamo riaccendendo alcune lampade importanti, vedi la cattedrale, abbiamo risistemato l'atrio del seminario. Stasera siamo qui. Sembra un aggancio al passato, ma come succede nelle corse di ciclismo, chi va a pigliare la borraccia riceve la borraccia, ma riceve anche la spinta dal suo direttore tecnico perché riprende lo slancio. E credo che questi momenti sono momenti in cui noi riguardiamo indietro contenti di un cammino, e Don Angelo ci ha fatto un po' di storia e vediamo che è una storia interessante e ricca. Però sono tutti momenti che, come il direttore tecnico del ciclista, servono per darci lo slancio per andare avanti, perché c'è un traguardo che ci aspetta. Agrigento, l'ho sempre detto, è uno scrigno, contiene tante perle e le andiamo scoprendo o riscoprendo. L'augurio è che davvero ci sentiamo orgogliosi di tanta ricchezza, perché tante volte dimentichiamo quello che abbiamo, desideriamo altro e ci siamo dimenticati di ciò che la provvidenza e il Signore, ma anche l'abilità e l'intelligenza di tanti uomini, hanno messo a disposizione di questa terra. Quindi adesso sentiremo e la nostra curiosità probabilmente troverà qualche risposta. Buonasera, porto il saluto anche della deputazione capitolare della Biblioteca Lucchesiana, che è l'organo che Lucchesi Palli volle per continuare l'attività e l'opera della biblioteca. Andrò indietro di qualche anno, l'ottobre del 2012, quando con grande piacere arrivò presso l'ufficio beni culturali una telefonata della locale compagnia chiedendoci di recarci per delle comunicazioni importanti. Mai ci saremmo aspettati la sorpresa di quella comunicazione. Erano stati ritrovati 6 puttini di argento che erano stati rubati negli anni tra gli anni 60 e gli anni 80 dall'urna argentea di San Gerlando, quando si trovava custodita nella chiesa di San Domenico. E ho visto in quel momento un grande segno di speranza. Andammo direttamente a Roma a ritirare i puttini e riportandoli in diocesi, la consegna e poi la presentazione l'abbiamo fatta a Palazzo Vescovile. Ho voluto leggere il segno di una rinascita che è iniziata da allora attraverso questa opera lungimirante che aveva fatto il nucleo tutela dei carabinieri, e che nel tempo ci ha portato a maturare sempre di più la consapevolezza di valorizzare, tutelare e valorizzare. Ed oggi, dentro questa settimana che viene chiamata a livello della Conferenza Episcopale Italiana del Ministero dei Beni Culturali, settimana del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche, c'è anche questo evento che in maniera collaterale a quello, ma si inserisce pienamente in questo percorso. Un momento importante, ringrazio anche Don Angelo per l'impegno che ha per la Biblioteca Lucchesiana, realtà che stanno accanto e che cerchiamo insieme di poter dare come momento di maturazione culturale e di crescita umana alla nostra comunità. Grazie ai relatori, grazie al Nucleo per me, come Ufficio Beni Culturali, per il preziosissimo lavoro che fate non solo in Sicilia ma in tutta Italia e ora anche nel mondo. Io saluto tutti i presenti, gli ospiti, le autorità e ringrazio Don Angelo Chillura per l'invito che mi ha rivolto, un saluto particolare al nostro cardinale Francesco Montenegro, agli ospiti illustri e relatori. I miei saluti sono anche i saluti dell'architetto Parello. Volevo ringraziare in maniera particolare Don Angelo Chillura, perché Don Angelo Chillura, con l'incontro odierno, offre preziosa testimonianza dell'impegno profuso sempre nell'interesse di questa biblioteca. È un impegno che è volto a valorizzare e a far conoscere l'inestimabile patrimonio posseduto dalla biblioteca, e quindi certamente seguendo quelle che sono state le volontà dell'illustre fondatore.
Un saluto affettuosissimo a Don Franco, Don Angelo Chillura, e un saluto cordiale a tutti i, ovviamente i nostri relatori, e un saluto affettuoso a tutti gli ospiti. Grazie per avermi concesso la parola per un brevissimo saluto. Come diceva Don Angelo, noi solo 2 giorni fa abbiamo fatto la nostra festa dell'arma del 250° anniversario di fondazione presso la Valle dei Templi. Oggi ci troviamo all'interno di un altro gioiello e parliamo di tutela, di valorizzazione dei tesori della Lucchesiana. Penso che questa, forse non casuale, coincidenza testimoni più delle parole la nostra attenzione al tema cruciale che oggi ci intrattiene, e cioè la tutela ma anche la valorizzazione dei beni culturali, del nostro patrimonio culturale inteso come beni artistici, culturali, ambientali, che ci vede veramente in prima fila sotto tutti i punti di vista. La nostra missione è quella di stare vicino alla gente, quindi la nostra festa che abbiamo fatto è stata veramente una comunione di sentimenti con la popolazione. In quell'occasione abbiamo raccontato un po' i nostri risultati. I nostri risultati sono un po' in tutti i campi, ma non ultimo nel campo appunto della tutela del patrimonio culturale. 2 giorni fa, sempre il 5 giugno, il Presidente della Repubblica ha insignito la nostra amata bandiera della medaglia d'oro per i benemeriti della cultura. E questo è proprio la testimonianza dell'operato in 50 anni di vita del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che oggi è qui rappresentato dal comandante del nucleo di Palermo, il luogotenente Buscillo, che poi ci intratterrà brevemente con alcuni aspetti di dettaglio del nostro nucleo. E quindi noi siamo impegnati perché? Perché siamo l'unica forza di polizia al mondo che ha avuto l'onore di essere insignita del nome di caschi blu della cultura, e siamo gli unici considerati tali dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per la tutela del patrimonio mondiale, del patrimonio dell'UNESCO, e questo per noi è un grande onore e un grande onere. Il più bel premio per chi fa il proprio dovere è quello di avere un dovere da compiere, e questo del patrimonio della cultura è il nostro dovere, e faremo anche questo per il futuro. Grazie a tutti. Grazie davvero a tutti questa sera. Ancora una volta in questi ultimi giorni ci ritroviamo ad inaugurare un evento di eccezionale valenza culturale che riguarda proprio la restituzione dei volumi della Lucchesiana da parte dell'Archivio di Stato di Agrigento e la presentazione del progetto di catalogazione degli incunaboli della stessa biblioteca del seminario, proprio curata dal professore Palma. E per questo motivo sento il dovere di ringraziare il nostro cardinale Don Franco, il direttore della Lucchesiana Angelo Chillura, ma soprattutto la dottoressa Florio, direttrice dell'Archivio di Stato, che ha personalmente curato l'intrapresa. La biblioteca di istituto, come sappiamo, è stata istituita agli inizi degli anni 40 da parte del sovrintendente delle antichità Pietro Griffo, essendo già esistente un fondo librario presso l'ex Museo Civico, su iniziativa del Griffo e del professor Giovanni Zirretta. Nel 1945 viene istituita invece la Biblioteca Storico-Archeologica e di Storia Patria, che verrà intitolata allo scomparso archeologo Pirro Marconi, che aveva operato ad Agrigento dal 1925 al 1932. I due fondi librari saranno conservati nelle rispettive sedi, e solo nel 1966, con la nascita del nuovo Museo Archeologico Nazionale, confluiranno nella nuova sede della biblioteca nel piano superiore appunto della Sala Fazzello, mio concittadino. Tra i documenti appartenuti all'ex Museo Civico, nel corso delle consuete attività di revisione e registrazione dei materiali, sono stati rinvenuti dei preziosi reperti cartacei, manoscritti in caratteri arabi, che dopo un'attenta analisi e studio da parte anche di studiosi specializzati
penso ai professori Giuseppe Mandalà e Marco Di Bella, sono stati identificati con certezza come materiali provenienti dalle legature originali dei famosi codici arabi che si conservano presso la Lucchesiana. Probabilmente nel 1868 erano state rimosse durante i lavori di restauro e poi conservate al Museo Civico da Giuseppe Picone, che ne era il direttore e che ne aveva promosso l'intervento di conservazione, essendo la Lucchesiana dal 1860 incamerata dal Comune di Agrigento. I materiali, previa autorizzazione del Superiore Dipartimento, sono stati quindi poi riconsegnati nel 2018 al direttore della Biblioteca Lucchesiana, appunto Don Angelo Chillura. Tra i donatori di libri che hanno costituito il fondo del Museo Civico ricordiamo ancora il sacerdote Salvatore La Rocca, già bibliotecario della Biblioteca Lucchesiana nei primi decenni del Novecento, che donò anche un cospicuo corpus dei suoi manoscritti che riguardano appunti, note, bozze, studi e ricerche storiche confluite spesso nelle sue pubblicazioni ordinate e classificate da Giovanni Zirretta e in faldoni tematici, tra questi proprio i documenti e i volumi archivistici e opere a stampa del XVI e XIX secolo. Al sacerdote La Rocca si registra la provenienza del primo volume dell'opera di Giovanni De Ciocchis, intitolata Sacre Regie Visitationis per Siciliam, edizione palermitana del 1836. Il volume risulta essere compreso nell'elenco dei libri donati nel 1954 dal sacerdote al numero 74. Non lo sono invece i successivi volumi secondo e terzo, che riportano sui dorsi le etichette di segnatura della Biblioteca Lucchesiana e all'interno del piatto anteriore la caratteristica indicazione della collocazione con matita blu oltre al timbro dei frontespizi. I volumi non risultano registrati dalla Biblioteca Pirro Marconi e da un controllo fatto presso la Lucchesiana questi risultano dispersi. Buonasera a tutti, io desidero innanzitutto ringraziare Don Angelo per l'invito di questa sera e complimentarmi, ma anche ringraziare la diocesi di Agrigento, nello specifico il cardinale Francesco Montenegro e il direttore dell'ufficio beni ecclesiastici Don Giuseppe Pontillo, per l'impegno costantemente profuso nei confronti del patrimonio culturale ecclesiastico, certamente frutto di una sensibilità che non bisogna mai dare per scontata nel settore dei beni culturali. L'incontro di questa sera avvia anche alla conclusione il percorso legato al MAB, come diceva poc'anzi Padre Pontillo, che è un'esperienza significativa di gestione efficace del patrimonio e di creazione di reti per la condivisione anche delle responsabilità che riguardano la gestione, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale. Oggi la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento ha potuto riacquisire al proprio patrimonio 16 manoscritti che sono stati consegnati dall'Archivio di Stato di Agrigento e questo atto certamente inorgoglisce l'amministrazione che io oggi rappresento nella considerazione del contributo che è stato possibile dare per la valorizzazione della stessa biblioteca. Alcuni mesi fa, in occasione di un intervento di revisione e ordinamento su alcuni fondi archivistici, anche nella previsione di una ricollocazione funzionale di parte del materiale nei depositi archivistici, sono stati rinvenuti all'interno di un armadio 16 volumi. Il nostro primo pensiero è stato quello di valutare questa documentazione come eventuale materiale allegato ad un fondo archivistico, dato che non è inconsueto che l'atto dei versamenti possano essere consegnati insieme al materiale prettamente archivistico anche materiale di altra natura, tra cui piccole raccolte bibliografiche, volumi, timbri e altro. Ma la prima analisi del materiale ci ha immediatamente portato a conclusioni nettamente diverse. Superato lo stupore iniziale nello scoprire che si trattava di volumi appartenenti alla Biblioteca Lucchesiana, l'amministrazione si è immediatamente attivata per cercare di capire quale fosse la natura di questo deposito in archivio.
dopo aver recuperato le pochissime tracce dei passaggi amministrativi a supporto della presenza di questi volumi, è stato possibile capire anche grazie alla collaborazione di Don Angelo Chimura che questi volumi erano stati consegnati all'archivio di Stato perché ne venisse effettuata la microfilmatura, quindi un'operazione possiamo dire di conservazione sostitutiva con coerente colonne di riferimento oggi ormai superata dalle nuove tecnologie, dei sistemi di digitalizzazione del patrimonio. La microfilmatura veniva effettuata nel 1965, che è la data chiaramente riportata sui documenti dove erano stati elencati i volumi con i relativi titoli e le relative numerazioni e sulla documentazione in cui veniva riportato anche l'elenco delle bobine contenenti microfilm, oggi peraltro non più fruibili anche per l'obsolescenza dei formati. Quali siano state le cause specifiche di questa consegna e quali siano state le motivazioni che di fatto hanno lasciato in deposito questa documentazione dal 1965 fino ad alcuni mesi fa presso l'archivio di Stato, sono certamente da ricercare in una serie di eventi che insieme hanno contribuito a fare calare il silenzio su questi manoscritti e a lasciarli, possiamo dire, in un limbo di conservazione. Considerate che nel 1965 l'amministrazione archivistica italiana dipendeva ancora dal Ministero dell'Interno e non si era ancora ben definita quella nuova fisionomia che poi gli istituti archivistici avrebbero acquisito con il loro ingresso nel Ministero dei Beni Culturali istituito alcuni anni dopo. Considerate anche il periodo di lunga chiusura della biblioteca lucchesiana a partire dal 1963 a causa quindi del crollo del soffitto e tutte le vicende di cui ci parlava anche Don Angelo all'inizio quindi del nostro convegno. Considerate poi le varie vicende legate anche ai passaggi amministrativi, alle riorganizzazioni ministeriali, i fisiologici avvicendamenti di direttori, di funzionari, la stessa complessità nel governo dei beni culturali, un insieme certamente di eventi che hanno creato una sfavorevole congiuntura che di fatto si è prodotta in un'interruzione di comunicazione tra le parti interessate. Certamente non possiamo recuperare gli anni passati, ma siamo riusciti ad intervenire immediatamente contro le mancate azioni di recupero del passato, intanto attraverso queste operazioni di revisione a scopo conoscitivo del patrimonio che ci hanno portato a scoprire la presenza di questi volumi presso l'archivio di Stato e soprattutto con l'immediata determinazione da parte dell'ente di riconsegnare al legittimo proprietario il nucleo quindi di volumi, un atto certamente dovuto, necessario e soprattutto naturale per un ente che deve per fini istituzionali garantire la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali. Questa esperienza fortunatamente risolta positivamente perché intendo i volumi sono comunque stati tutelati in tutti questi anni ed è stato possibile poterli riconsegnare alla loro naturale collocazione, dimostra per certi versi una dimensione della conservazione che è la sua fragilità, una fragilità contro la quale certamente si può operare opponendo la forza della collaborazione tra gli enti, istituti e soggetti che a vario titolo operano nel settore dei beni culturali. Questa restituzione risulta sicuramente ancora più rilevante se si considera anche lo straordinario valore storico e culturale di questa biblioteca e ricade soprattutto in un momento anche di rinnovata sensibilità da parte del nostro Ministero nei confronti dei beni culturali ecclesiastici, come di recente infatti affermato dal Ministro Beni
occasione, proprio in occasione di alcuni interventi relativi al patrimonio culturale ecclesiastico, ma anche rispetto ad alcune considerazioni che riguardano l'operato del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri, il Ministro ha affermato che il nostro patrimonio deve essere considerato come un unicum, indipendentemente da chi ne sia proprietario. Questa affermazione certamente richiama tutte le amministrazioni che operano in questo settore ad una responsabilità sempre maggiore e sempre più condivisa, considerando che le nostre finalità sono assolutamente comuni e devono mirare a garantire le condizioni migliori perché il patrimonio possa essere tutelato, valorizzato e soprattutto reso fruibile per le generazioni future. Grazie. La Chiesa Agrigentina nel suo complesso, perché quello che ho visto finora come collaborazione, e quindi di Don Angelo e Don Giuseppe a questa impresa, è una cosa che si vede raramente in questo paese, sia diciamo nelle istituzioni pubbliche laiche sia in quelle ecclesiastiche. Poi volevo ringraziare le persone che Don Angelo ha citato, le volevo far vedere al pubblico, insomma, alzatevi per favore, fatevi vedere tutti quanti. No, alzati. Questo lavoro si fa solo perché ci sono loro, sia ben chiaro, questo lavoro non si può fare da soli, lo capirete da quello che vi dico, insomma, quindi senza la loro collaborazione non si potrebbe assolutamente arrivare a conclusione. Infatti gli altri cataloghi che sono in corso sono sempre fatti da gruppi di ricerca, mai da un singolo, e questo è un modo di intendere la ricerca che in ambito umanistico non è molto comune. Ho detto ancora due piccole avvertenze prima della mia orazione picciola, diciamo. Ci sono fotografie, insomma, questo bifolio, diciamo, che vi consiglio di tenere in mano perché è più interessante delle mie chiacchiere. Microfono, va bene così? E poi per chi l'ha visto magari ci può tornare, chi non l'ha visto nella sala dietro, le cose che sono esposte sono parte del lavoro che stiamo per fare, quindi sarebbe consigliabile comunque che ci deste un'occhiata. Siamo anche disponibili ovviamente a spiegare quello che è esposto, particolari che possano interessarvi. Dopodiché mi consentirete di cominciare con 4 righe in latino, di cui c'è traduzione simultanea subito dopo, quindi state tranquilli perché sarà tradotto immediatamente. Presens Spalmorum, che sta per Psalmorum, Codex, Venustate Capitalium Decoratus, Rubricationibusque Sufficienter Distinctus, Ad Invenzione Artificiosa Imprimendi Ac Caracterizzandi, Absque Calami Ulla Exaratione, Sic Effigiatus, et ad Eusebiam Dei industrie est consummatus, per Ioannem Fust civem Maguntinum, et Petrum Schoffer de Gensheim, anno domini millesimo, quadringentesimo, quinquagesimo settimo, in vigilia Assumpzione. Traduzione simultanea. Questo codice del Salterio, mirabilmente decorato nelle iniziali e a sufficienza rubricato, è stato prodotto accuratamente, a gloria di Dio, mediante il sistema che consente di imprimere artificialmente i caratteri, senza che vi sia bisogno di tracciarli con la penna, da Johannes Fust, cittadino di Magonza, e Peter Schoeffer, da Gensheim, che è una cittadina dell'Assia, nell'anno del Signore 1457, la vigilia dell'Ascensione, cioè il 14 agosto 1457. Vi chiederete perché iniziare questo breve intervento con il colophon. Il colophon sono le righe finali con cui si chiude il finito di stampare, sostanzialmente, del Salterio, che Fust e Schoeffer, finanziatori il primo e già collaboratori entrambi di Gutenberg, finirono di stampare il 14 agosto 1457, dotandolo della prima indicazione esatta della data in un libro a stampa.
Questa già sarebbe una buona motivazione per introdurre il progetto di un catalogo di incunaboli, ma è il testo che precede che interessa di più in questa occasione. I due prototipografi definiscono infatti il loro prodotto codex, ovvero il termine classico per un libro manoscritto, ma tengono molto a informare i lettori che hanno adottato una nuovissima tecnica artificiale, senza ricorrere assolutamente al tradizionale strumento scrittorio, cioè la penna. Questa è la novità. Si fanno pubblicità da soli dicendo: guardate che questo è un libro come gli altri, perché bisogna sempre garantire, quando si fa un'innovazione, che il nuovo prodotto non sia totalmente diverso, non spaventi il pubblico, è come quello che conoscete, soltanto fateci caso, non abbiamo usato la penna, ma dei caratteri che si imprimono artificialmente sulla pergamena, perché questo codice, questo incunabolo, come tutti gli altri di questa tiratura, era in pergamena. Nella duplicità di questa affermazione risiede la ragione del metodo di descrizione degli incunaboli che sarà adottato per il catalogo di Agrigento. Essi saranno infatti trattati come esemplari degni di studio per la loro intrinseca individualità, piuttosto che come semplici rappresentanti di una delle circa 30.000 edizioni pubblicate entro l'artificialissima, questa sì è totalmente artificiale, data del 31 dicembre 1500, oggetto secolare di interesse per gli studiosi della stampa delle origini. Come sempre nell'invenzione di tecniche, o meglio tecnologie nuove, la prima preoccupazione di chi le adotta e le diffonde è quella di assicurare che esse costituiscono non un rifiuto, ma un passo avanti, se possibile una semplificazione e un potenziamento delle vecchie. Così è stato anche per la stampa, che ha convissuto poi per secoli con la scrittura a mano, senza che nell'ottica di coloro che erano in grado di leggere e utilizzare un libro negli ultimi decenni del 400, vi fosse una precisa coscienza della portata dell'innovazione, a prescindere dall'evidente maggiore disponibilità e minor costo del prodotto stampato. Un libro a stampa costava infinitamente meno di un manoscritto, a meno che il manoscritto, come capita spesso nel secondo 400, chi sapeva scrivere se lo facesse da solo. Per darvi un'idea di come si presenta la descrizione di un incunabolo secondo questo metodo, che pur rispettando le convenzioni tipiche degli studi bibliologici tratta gli esemplari per quello che rappresentano individualmente, come viene da sempre fatto per i manoscritti, il cui numero cresce a sua volta in modo significativo nella seconda metà del secolo XV, quello dei manoscritti voglio dire, abbiamo preparato la scheda del più singolare rappresentante della collezione lucchesiana, la cosiddetta Protesta dei Messinesi, acquistata dal fondatore della biblioteca e della quale non si conoscono altri esemplari. E adesso vi pregherei di seguire quello che dico, perché leggo puramente e semplicemente quello che avete tra le mani. Allora, in alto a sinistra la segnatura del pezzo, con una piccola, un piccolo dettaglio. Questa edizione è rappresentata esclusivamente dalla copia che vedete, dall'esemplare che vedete nella sala accanto. Cioè, non esiste al mondo un altro esemplare di questa edizione, è un unicum. La bibliografia, sia quella dell'edizione che quella dell'esemplare, ancora non è completa, perché ovviamente questo è un lavoro cominciato da qualche settimana. Poi segue il nome dell'autore, Manfredi Zizzo, messinese ovviamente. La protesta dei messinesi, vedete le carte da dove comincia a dove finisce. Prima c'è una lettera di Giovanni Falcone al signore di Monforte, si tratta di un messinese che scrive a un nobile, per presentare questa cosa. Quello che vedete sotto, carta 18 verso, è il colophon, quello che spiega, questa volta non, per, cioè non c'è il finito di stampare, ma viene spiegata la ragione per cui si è fatta questa stampa. Leggiamolo insieme. Composita fu la soprascritta protesta per lo eximio et peritissimo dottore Messer Manfredo Zizzo, laudata e commendata per tutto il celebrandissimo collegio di dottori di la nobili città di Messina, lecta et intimata audacter per lo egregio notario Antoni Magnanti, allo illustre conte di Prates, cioè Prades, il viceré di Sicilia, insomma, et fu in camera del regio castello
di la precarissima Citate di Catania, cioè il castello Ursino di Catania, agli 1478, nell'anno che la dodicesima indizione significa che è il dodicesimo anno di 15, questi cicli di 15 che dal tardo impero continuavano ad accompagnare la data dell'era cristiana, ad 27 del mese di settembre, presenti i nostri ambasciatori magnifici e valorosissimi, di quali foro Messer Ioanni Destaiti, Messer Ioanni Antonio Gotto, Jacopo Campulo, Marco Ismorto et le plebe cola cunistabili et cheli grasso. Absente magnifico Lodovico del Bonfiglio, settimo ambasciatori, lo quale per aliquanta sua indisposizione era alla stanza rimasto. Allora, questo spiega perché si è fatta questa che è una traduzione, perché gli ambasciatori o l'ambasciatore rappresentante, insomma il portavoce degli ambasciatori messinesi a Catania nel corso di questo Parlamento di Sicilia convocato dal viceré Conte di Prades, hanno parlato in latino naturalmente, però evidentemente per fare conoscere il testo di questa protesta al più ampio pubblico possibile ne era stata ordinata una traduzione, e questa che vediamo appunto è la traduzione. Sono pochissime carte, lo potete vedere di là, è un veramente, noi diremmo, un opuscolo, insomma, no? Carte, allora poi segue la descrizione, le carte sono 22, il formato è in quarto, cioè il foglio piegato due volte, quello uscito dalla cartiera, le dimensioni, il numero delle carte è un fascicolo solo di 22 carte, adesso, dopo il restauro, saltate pure quello dopo che è una cosa totalmente bibliologica, cioè l'impronta, serve soltanto per confrontare eventualmente l'esemplare con altri ed essere sicuri che l'edizione sia quella, questo non vale ovviamente per questo che è un unicum. Carattere romano, cartulazione manoscritta in cifre arabiche da 1 a 14, spazi riservati per le iniziali xilografiche, quindi senza che siano state poi riempiti questi spazi, c'è un'iniziale manoscritta a carta 7 recto, manicula a carta 11 recto, manicula signore c'è uno che ha fatto il segno con la manina, come si fa, o meno si faceva quando si leggevano i libri e si commentavano, ci metteva anche a scuola, insomma, no? Uno sottolineava la cosa che gli interessava, con una freccia o qualche segno, insomma, no? E la manina è a carta 11 recto. Ora direte che questo è un unicum, quindi ove mai si perdesse, si rubasse, sparisse, eccetera, eccetera, non ci sarebbe tanto bisogno di vedere che c'è una manicola a carta 11 recto. Però pensate che per tutti gli altri esemplari che sono esposti là, e in generale per tutte le edizioni del 400, avere l'indicazione di dove si trova una manicola significa che se sparisce l'esemplare, lo si ritrova e lo si identifica, se lo si ritrova ovviamente lo si identifica perfettamente grazie a questi particolari che in questo modo di descrivere l'oggetto vengono notati. Correzione sul margine interno della carta 9, calfulmine in luogo di cafulino, integrazione del testo sul margine interno della carta 16 recto che completa il testo fra parole simili e solino con cosi, cosi significa cosi in siciliano, perché questo è un testo come avete visto in un volgare locale, un volgare siciliano o comunque italo-meridionale, insomma. C'è un segno di attenzione a carta 9 recto, una nota manoscritta a carta 18 recto, alla fine del testo voltate, girate per leggere quello che c'è sul verso. Una prova di penna a 21 recto e poi una nota sul verso della stessa carta, foru tagliati a pezzi i francesi in Sicilia nell'anno incarnazione 1267. Qualcuno che ci ha messo questa nota. Ci sono quattro ex libris e questi li vedete sulla vostra riproduzione, al due di questi perlomeno, no? Ex Biblioteca e Iusdem de Lucchese, ex Principibus Campi Franci, Andrea Lucchese, Lucchese, Andrea Lucchese dei Principi di Campo Franco, come vedete il vescovo Lucchese Palli ci teneva molto a sottolineare la proprietà di questo esemplare. E poi ci sono le due note d'acquisto che vedete riprodotte. Nota che questa protesta, requisizione e conservativa supplicazione fu comprata da Carlo Cesareo, che finora non abbiamo identificato, nell'anno 1670 a 16 di maggio per Tari 24 con più preghiere per l'antichità, e però si deve tenere assai in stima, cioè era veramente un pezzo raro e questo Carlo Cesareo l'aveva comprato e ha detto anche a quale prezzo. La seconda, Andrea Lucchese dei Principi di Campofranco lo comprò dopo la morte del cennato Carlo Cesareo per 11,2 di moneta siciliana
e per la sua antichità e per la materia che tratta vale assai più e merita tutta la estimazione, che è un commento lungo anche per il vescovo Lucchesi Paglia. Timbri circolari in inchiostro nero a verga lucchesiana in quelle carte e un numero di inventario cassato. L'esterno, una legatura rigida di cui vedete le dimensioni, in piena pelle di colore nero, piatti in cartone sui quali sono stati apposti due quadranti in pelle con impressione dorata geometrica a motivi floreali. Spazio centrale ovale con motivo ornamentale e una testa infantile alata, dorso liscio, controguardie formate da un bifolio di restauro incollato a pieno. Le carte 1 e 22 sono costituite da un bifolio di restauro. Quelle 2, 3, 4, 19, 20 e 21 sono costituite da tre bifoli che formavano le carte di guardia, cioè quelle che stavano fra la legatura e il corpo del libro. Sulla controguardia del piatto anteriore è stato apposto il foglio di restauro del Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche con data 7 agosto 1958, cioè quando è stato restaurato. Questa è sostanzialmente la descrizione che apparirà nel nostro lavoro quando lo finiremo, con qualche aggiunta e correzione che nel frattempo ci sarà. Ci abbiamo tenuto molto a farvelo vedere, a farvi vedere come si presenta questa, la descrizione. Naturalmente questo è, da un certo punto di vista, molto difficile, da un altro punto di vista molto facile come descrizione, perché si tratta di poche carte, il testo è uno solo, c'è scritto tutto quello che ci può interessare. Per altri le cose sono un pochino più complicate e richiedono molto più tempo. Allora, non avevo finito di leggere la scheda che dice che l'esemplare si presenta in discreto stato di conservazione, lievi danni sul margine inferiore della coperta anteriore, interventi di risarcimento dei margini delle carte, presenti macchie di ossidazione e segni di ruggine dovuti a graffette metalliche, perché è stato conservato addirittura con una graffetta metallica. Fine, questa volta sì, della scheda. Ci si rende conto, dal modo in cui questa scheda è organizzata, che i dati riportati consentono il riconoscimento certo dell'esemplare descritto, fatto che costituisce una garanzia assoluta per l'istituzione o il privato che ne sono proprietari, nel caso di smarrimento o furto. Sottolineiamo quindi l'esigenza, valida per noi come per chiunque vi abbia interesse, di descrivere tutti gli incunaboli che si trovano sul territorio della città di Agrigento. Ci teniamo a dire che questo è il catalogo degli incunaboli di Agrigento, intesa come città. Fino adesso li abbiamo trovati soltanto in Lucchesiana e al seminario, però speriamo di trovarne anche altri. Disponiamo dell'assoluta collaborazione della Chiesa Agrigentina, che ci consente l'accesso alla biblioteca lucchesiana e a quella del seminario, ma desidereremmo conoscere anche l'esistenza e l'ubicazione di altri esemplari in proprietà pubblica o privata. Possiamo fornire l'esempio del dottor Giorgio Ottaviano, medico di Ragusa Ibla, proprietario della maggior collezione di incunaboli della provincia di Ragusa, biblioteche pubbliche comprese, che ha consentito a far studiare e a descrivere nella sua abitazione 26 esemplari da lui acquistati nel corso degli anni. Il catalogo di Agrigento sarà pubblicato nella collana Incunaboli della casa editrice Viella di Roma, sperabilmente entro un paio d'anni, meno di tanto non c'è speranza. Sono già apparsi presso lo stesso editore i volumi Incunaboli a Siracusa, nel 2015 li potete vedere qui sul tavolo, nella collana Scritture e Libri del Medioevo, e nel 2018 Incunaboli a Catania, primo, Biblioteche Riunite, Civica e Antonio Orsino Ricupero, che ha appunto inaugurato la nuova collana che si chiama appunto Incunaboli. Attualmente è in corso anche la catalogazione di Incunaboli di Ragusa, intesa come provincia e comprendente quindi esemplari conservati anche a Ispica, Modica e Scicli, la cui pubblicazione è attesa per l'autunno. Cagliari se ne prevede l'uscita nel prossimo anno, Cesena, di cui è prevista la pubblicazione tra 2020 e 2021. In Sicilia si lavora al secondo dei tre volumi di Catania, cioè a quello della Biblioteca Regionale Universitaria, già a buon punto, e a quello di Caltanissetta, che è ancora in fase iniziale. A queste imprese partecipano a titolo assolutamente gratuito bibliologi e conservatori esperti, ma anche tanti giovani studiosi che attraverso il contatto diretto con gli esemplari e la risoluzione dei molteplici problemi presentati dalla loro descrizione maturano un'esperienza preziosa per la loro futura vita professionale. Altri bibliotecari e studiosi di diversa estrazione collaborano redigendo le storie delle istituzioni che conservano gli incunaboli. La casa editrice pubblica questi cataloghi con il rischio di impresa connesso alla diffusione di testi che più di nicchia non potrebbero essere. Ha diritto quindi ad essere supportata mediante l'acquisto di copie da parte delle istituzioni, a cominciare ovviamente dalle biblioteche, e del pubblico anche non direttamente interessato,
ma conscio dell'importanza che i cataloghi degli incunaboli, bene culturale non facilmente fruibile, come sapete, no? Non è una statua che uno va al museo e la vede, non è un dipinto, è una cosa che si deve voler andare a vedere per forza e bisogna fare in modo, insomma, di essere ben accolti nella biblioteca e che ti si consenta di prenderle in mano. Quindi un bene culturale difficile, di secondo livello, diciamo. Allora, per l'importanza che i cataloghi degli incunaboli possano rivestire per l'aumento delle conoscenze e la crescita culturale della cittadinanza dei luoghi in cui gli esemplari sono conservati, spesso del tutto ignorati. Così è stato nel caso dei due volumi finora pubblicati, le cui spese sono state in buona parte sostenute da contributi volontari di centinaia di persone che ne hanno acquistato una o più copie, grazie anche, nel caso di Catania, a un'articolata campagna di crowdfunding. Ci auguriamo quindi che anche ad Agrigento si possa contare sull'attenzione dei cittadini, che vedo tra l'altro in numero veramente, non è la prima volta che faccio cose del genere, e devo dire che quanti siete stasera non ne ho visti quasi mai, insomma. Naturalmente non solo per cataloghi incunaboli, sappiamo che c'è anche. Si possa contare sull'attenzione dei cittadini e sul loro concreto contributo alla riuscita dell'impresa, di cui già questa manifestazione è precisa testimonianza. Grazie. Tra tutti, un reverendo saluto alle autorità presenti e gentili ospiti. Ringrazio Don Angelo per l'invito. Io sono il luogotenente Angelo Busciglio, attualmente sono il comandante in sede vacante del nucleo Carabinieri di tutela patrimonio culturale. Il mio brevissimo intervento sarà più tecnico rispetto a quello scientifico che mi hanno preceduto. Il nucleo Carabinieri di tutela patrimonio culturale, come arma speciale del reparto speciale dell'arma dei carabinieri, si occupa appunto del recupero dei beni culturali. Le nostre ricerche vanno su tutti i campi, dai mercatini alle case d'asta, ultimamente anche via web. Quindi il mio intervento è un po' tecnico, perché non sempre, quando si acquista, mi raccomando, dovete acquistare in canali ufficiali presso negozi adatti, non via web, perché non si sa chi è che c'è dietro questo indirizzo telematico. Per cui se acquistate delle cose potreste trovarvi, diciamo così, inconsapevoli autori di reato, quindi potreste incorrere in incauto acquisto oppure addirittura, un po' più grave, nella ricettazione. Le nostre ricerche vanno anche, diciamo così, come ad esempio ha detto Don Pontillo, per quanto riguarda il recupero degli argenti di San Gerlando e di Agrigento. Volevo aggiungere che erano questi che sono stati recuperati da tutta la patrimonio culturale, sono gli originali perché risalgono al 1600. Questi argenti furono rubati, come disse, negli anni 50, 70, 80, furono rubati e poi furono rifatti questi argenti. Successivamente furono rubati nuovamente e noi abbiamo trovato gli originali. Questi che ci sono gli originali. Altri recuperi che noi abbiamo fatto, ad esempio ultimamente, è stato con la stazione Carabinieri di Aragona, dove hanno recuperato due pale d'altare rubate da una chiesa, e grazie anche, diciamo così, alla banca dati della tutela patrimonio culturale riusciamo a recuperare i beni d'arte. La banca dati è prevista dall'articolo 65 del codice dei beni culturali ed è gestita dal comando Carabinieri di tutela patrimonio culturale. In poche parole, ciò che si conosce si riesce a tutelare, si riesce a conservare, si riesce a denunciare nell'eventuale scomparsa. Per cui quando si fanno le denunce è bene inserire le fotografie, le quali vengono inserite all'interno della banca dati, che è, diciamo così, uno strumento meticoloso per quanto riguarda la catalogazione dei beni d'arte e gli incidenti sottratti, e che ci permette di recuperare anche dopo anni beni d'arte e restituirli ai legittimi proprietari. Anche dopo 30 anni, io ho restituito dei beni d'arte, anche dopo 30 anni, quando sono perse le tracce, abbiamo restituito importantissimi beni. Per cui, in questo caso, nelle biblioteche, quando si comprano i libri, dovete comprarli in zone, diciamo così, in negozi, non così casualmente, perché le biblioteche loro si tutelano
apponendo nei manoscritti, nei libri, appunto delle indicazioni che solo loro conoscono e quindi riescono a individuarli, riusciamo a individuarli e a recuperarli e a restituirli. Attualmente tutta la Patrimonio Culturale sta recuperando dei libri manoscritti che sono stati rubati dalle altre biblioteche e perché quindi in questo momento stiamo lavorando affinché questi ritornano ai luoghi di origine per essere consultati e quindi anche valorizzati, perché la valorizzazione e la conoscenza è la prima arma che tutela la salvaguardia del patrimonio culturale. Bene. Grazie, questo è un breve intervento.